una giornata, una domenica di sport e di legalità. Abbiamo corso la Roma Ostia, io personalmente, ma anche molti altri runners hanno corso contro il lungomuro per protestare contro questa illegalità che non si riesce ad arrestare. Buongiorno a tutti, sono Salvatore Aprile, sono un avvocato pubblico. Anch'io oggi ho corso faticosamente contro il lungomuro perché la legalità deve essere nel nostro DNA, perché vi siano controlli, sanzioni ove il caso e che ognuno faccia la propria parte, per quindi non solo per il rispetto delle regole ma per la loro applicazione ed esecuzione in concreto. Come disse il mio conterraneo Giovanni Falcone, non ci serve un paese di eroi, ci serve che ognuno faccia la propria parte, ognuno faccia il proprio dovere. Per questo io oggi ho corso. Grazie. Oggi dedicato all'abbattimento del muro, perché questo di Ostia fa veramente schifo, buttiamolo giù perché voglio vedere il mare! Come ti chiami? Velia! Grazie Velia! Allora abbiamo qui con noi il grande Vincenzo, detto il Pelliccia, che non si perde neanche una maratona. Che ci dici Vincenzo? Avvicinati. Ma non se ne perde neanche una, ne fa pure due in un giorno, racconta. Due in un giorno, è un fenomeno. E senza allenamenti. Pensa, io me ne faccio sia una settimana. Perché ti sei messo quel cartello che corri contro il lungo muro a Ostia? Per buttarlo giù. Ma tu sei di Ostia, no? Sono di Ostia, sì. Quindi se non riesce il vento a buttarlo giù, buttiamo giù noi. Buttiamo lui, magari. Ok, grazie Questa è stata una corsa densa di significato, per me almeno è stata, dopo tanti anni diciamo, di aspettative di vedere il lungomare liberato dalle istituzioni, da questa muraglia indecorosa, uno spettacolo veramente desolante rispetto ad altri lidi, quest'anno ho voluto caratterizzare la mia corsa con una battaglia per la legalità, una legalità che è tanto sbandierata, ma poi noi vediamo che si fatica ad applicare laddove sono patenti violazioni di leggi, violazioni di regolamenti. E tutto ciò, questo lungomuro, ma il lungomuro è soltanto la cosa più evidente, ma ci sono tante altre violazioni in danno ai cittadini,
riguardo la mancata fruibilità delle spiagge e del mare, che tolgono il diritto ai cittadini di un benessere. Questa è la cosa più brutta, l'egoismo di pochi e che va a negare l'esigenza di benessere, di godimento di questo splendido litorale di tanti, di tutta la cittadinanza. Dire di questa grande maratona a cui ha partecipato anche Maria Laura ed è stata bravissima. Noi siamo qui per manifestare, oltre il coso con i maratoneti, ma anche il problema del lungomuro. Noi vogliamo che il lungomuro sia abbattuto, che sia eliminato, che tutti quanti possano godere di questo bene comune che è il mare. Grazie a Libri TV che ci dà questa possibilità di poter esprimere le nostre iniziative. Grazie ancora.